Tu ed io siamo uniti da un vincolo di sangue. Sì, tu e io siamo uniti da un vincolo di sangue. È così, voi e io siamo uniti da un vincolo di sangue. Sei tu, Paco! Paco! Sono un fifone. Eccolo là. Ne ha fatta di strada. A quanto pare mi sono guadagnato il mio cervo. Che non metto niente nello stomaco. Oh no, è terribile, starai morendo di fame. Ti andrà bene il pesciolino che ho pescato? Ehi, aspetta! Sono disposto a dartelo ad una condizione. Sarà tuo se mi batterai nella pesca. Se riesci a catturare un pesce prima di me, allora io te ne darò un altro. Ma per correttezza ti avverto che nessuno finora è riuscito a battermi, ci stai? E un'altra cosa, se mi dici che non te la senti, ti conviene rimetterti in cammino e andartene via. Questo angolo di fiume è mio. Va bene, accetto la sfida e vedrai che riuscirò a batterti.
Felice d'esserti stato d'aiuto, piccolo Mowgli. Ora che hai da mangiare, recupererai un po' di forze e ti sentirai meglio. Mi conviene andare a fare rapporto, così saprò come se la cava Baloo con il cervo e i conigli che mi spettano. Ciao, da dove salti fuori, orsetto? Io vivo qui, il mio nome è Beck. Non posso prenderne uno, per favore? Ma certamente. Senti, hai mai sentito parlare dello zio Baloo? Baloo è parecchio in là con gli anni, per questo sa tutto. È il mio maestro ed è molto famoso. Sei sicuro di non avere mai sentito il suo nome? Forse perché sei troppo piccolo. Com'è buono! È davvero strano che da queste parti non conosciate Baloo. Dove abito io è considerato da tutti un campione di saggezza. Questo significa che devo essermi allontanato da casa molto più di quanto non immaginassi. E adesso, Beck, che fai? Torni subito alla tua tana? Sì. Dimmi una cosa, in quanti siete nella tua famiglia? Beh, c'è mia madre e c'è un fratellino più piccolo. Ah, e tua mamma è buona con voi? Certo, però ha le sue idee e sa essere molto severa se vuole. Ah, eccola là, ciao mamma! Mi spiace, ora devo proprio andare. Ciao! Dov'è Baloo? Qualcosa mi dice che è andato a caccia di un cervo. Ha lasciato me ad aspettarti. Allora, che notizie ci sono? Toglimi un dubbio prima. Baloo è bravo a caccia. Voglio dire, ci sa fare? Vuoi scherzare? È un vero campione. Se non ti fidi, puoi chiederlo a chiunque nella giungla. Ah, mi tranquillizzi. Tornando a Mowgli, se la cava piuttosto bene, direi. Allora l'hai trovato? Su, parla, non tenermi sulle spine. Dunque, era su un fiume con un castoro e sembrava più che determinato a batterlo in una gara di pesca. Caspita, spero ce l'abbia fatta. Di sicuro posso dirti che non sembrava provato per la fame e che anzi mi è parso in ottima forma, sta meglio di prima. Come sono contento, come sono contento. Si direbbe che le mie lezioni gli siano state molto utili. Beh, adesso torno là a vedere come stanno le cose. A più tardi. Conto su di te. Vorrei sapere dove si è cacciato. Dovrebbe essere in questi paraggi. Nessuno. Chissà cosa starà facendo. Perché non andiamo a cercarlo? Ma se non sappiamo nemmeno che direzione abbia preso. Purtroppo la mamma ha ragione. Possiamo solo aspettare, Akon.
poco facile. È venuto a darci notizie di Mowgli. Se la sta cavando benissimo. Sta tranquilla, Luri. Grazie. Non sai quanto mi rendi felice, Bagheera. Ci ha raccontato che era sul fiume che segna il confine sud della prateria. E pensa, faceva una gara di pesca con un castoro. Oh, si è spinto così lontano. Avete visto? Il ragazzo ha messo a buon frutto i miei insegnamenti. A proposito, Balù, Chil mi ha espresso i suoi dubbi circa la tua abilità di cacciatore. Ah, quel noioso, un cervo e due conigli, sì, me lo ricordo. Vabbè, mi metto subito al lavoro, non posso essere da meno di Mowgli. Ti saluto, Luri, ci vediamo stasera. Quel ragazzo è in gamba, non temere per lui. Ti ringrazio molto, Balù, e di a Chil che anch'io lo ricompenserò in qualche modo. Ehi, posso esserti utile, Balù? Vuoi far nevicare? Pensa ai fatti tuoi. Allora mi farò vivo presto. Grazie di tutto, Bagheera. Oh, Mowgli. Ma dove può essersi cacciato? Non lo vedo più. Forse si è addentrato nella foresta. Scenderò a dare un'occhiata. Accidenti, ma quello è un ragazzo. Come diavolo avrà fatto a cadere qui dentro? Su, ragazzo, è tutto finito. Se afferri le mie mani, ti farò uscire in un attimo. Oh, no, è un uomo. Sono caduto nella trappola di un essere umano, di un nemico. Che cosa stai borbottando? Non capisco. Forza, ora prendi le mie mani. Sta fermo! Se continui a agitarti così, non riuscirò mai a prenderti, capito? Ma non vedi come soffri? Presto che ti tiro fuori! Attaccati! Smettila o ti lascio qui! Oh. Ma calma, calma, non fare così! Su, forza! Povero ragazzo, è svenuto. Oh, probabilmente deve essersi ferito cadendo. Sarà meglio bagnare la caviglia e in fretta. Ah, ecco così. Oh, essa! Deve venire da lontano, non l'ho mai visto. Vestito di stracci com'è, me lo ricorderei. E dubito che abbia fatto un bagno di recente. Immagino che i suoi genitori siano troppo poveri per occuparsi di lui. Purtroppo succede sempre più spesso. Questa è davvero bella. Eppure nella foresta non l'ho visto. Ma dove può essersi cacciato? Non mi rimane che tentare un'altra volta. Eccoci arrivati. Oh, si è gonfiata parecchio. Non ti muovere, so io quello che ci vuole. Vediamo un po'. Ah, eccola là. Chissà da dove viene quel ragazzo. Se fosse di uno dei villaggi vicini, avrei dovuto incontrarlo.
Vedrai che starai subito meglio. Domani sarai di nuovo in grado di camminare e perfino di correre. Poverino, deve essere un secolo che non si lava. E puzza. Vado un momento al fiume e torno. Tu dormi da bravo, intesi? Non riesco a trovarlo. Speriamo che Mowgli non si sia cacciato in qualche brutto pasticcio. Che fine avrà fatto, Chill? Per la ricompensa siamo a posto. Ho già lasciato tutto nelle vicinanze del suo nido. Bene, questo lo spingerà a muoversi più in fretta. Certo, anch'io vorrei avere notizie di Mowgli. A quanto pare deve essersi allontanato molto. Meno male che abbiamo chiesto a Chill di aiutarci. Altrimenti ti immagini come saremmo in ansia. E ora cosa faccio? Beh, non mi rimane che perlustrare la zona del fiume. C'è un uomo, ma non è Mowgli. Farò un altro giro di ricognizione, anche se ormai non ci spero molto. Bene, sta dormendo ancora. Intanto ne approfitterò per cercare qualcosa da cucinare. Mammina mia. Mowgli. Mamma! Hai saputo qualcosa di nuovo su Mowgli? L'unico che potrebbe darci notizie è Chill, e purtroppo non è ancora tornato. Speriamo solo che Mowgli stia bene. Già. Dobbiamo avere fiducia, anche se non è facile con questa angoscia nel cuore. Oh, proprio calda al punto giusto. Oh, quanto pesa! È sporco, sì, ma non denutrito. Deve essere anche agile e forte. Ecco, fatto. Ora sembri un altro. Com'è piacevole, sto proprio bene. Eh? Ma bravo, sta cominciando a riprendersi. Mowgli, mi senti? Il ragazzo non può essere qui. Se ci fosse, avrebbe certo risposto al mio richiamo.